1, 2, 3. Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi, come avete letto dal titolo, un video un po' particolare perché andremo a parlare delle motivazioni che spingono gli sviluppatori a... Abbiamo una versione che funziona con delle funzionalità consolidate nel tempo. Bene, prendiamole come questo foglietto di carta e buttiamole nel cestino. Perché? Per quale ragione fate questo? Io vi aspetto qui sotto nei commenti, sviluppatori di tutto il mondo, scrivetemi e ditemi perché accartocciate le idee, cioè avete una cosa buona, consolidata nel tempo, e la buttate così, nel nulla. Io non lo riesco a capire. Passiamo al computer e vi faccio vedere un esempio pratico con, per esempio, Shotcut, KDE Live. E anche una piccola chicca che ora vedremo, ma molti di voi già avranno capito. Allora, qui siamo nel mio computer, come vedete ho aperto diversi siti, e sì, l'occhio vi è andato sulla nemesi del canale, lo so. Allora, per esempio, Shotcut, software eccezionale che io uso quotidianamente, anche se sto sostituendo con Flowblade ultimamente, ma questa è la pagina web, per esempio su Feature, quindi abbiamo tutte le opzioni che abbiamo su Shotcut, ma è comune a tutti. Ma torniamo nella home. Qui, per esempio, ultima versione 21.05.18. Oggi non so parlare, ma è una consuetudine. Qui abbiamo tutto quello che hanno migliorato o cercato di migliorare all'interno del programma. Chapeau, come direbbero i francesi, perché comunque fanno un grandissimo lavoro. Io non sto criticando lo sviluppo, perché lo sviluppo, specialmente nel mondo open source, aiuta tantissimo. Però va bene, hai risolto dei bug, ma per quale motivo devi eliminare delle funzionalità consolidate? Cioè, questa gomma cancella. Perché devo cambiare tipologia di gomma se già so che questa gomma cancella? Cioè, io non lo riesco a capire. Allora, andiamo a vedere di cosa sto parlando. Ultimamente volevo editare un video nuovamente con Shotcut perché comunque mi trovo molto meglio e vi faccio vedere attraverso questa immagine, eccola qua, questo è lo strumento praticamente testo. Chiunque utilizza Shotcut sa benissimo che lo strumento testo, come anche lo strumento posizione, perché questo in realtà è lo strumento posizione ma è uguale, presentava questi pulsanti di controllo. Vi faccio vedere andando ad aprire Shotcut. Allora, dove sei? Multimedia, eccolo qua, il bello della diretta. Ok, andiamo ad aggiungere una qualsiasi clip, quindi facciamo apri file, logo Garuda, va benissimo. Ok, lo trasciniamo qui, perfetto. Andiamo sui filtri, prendiamo il famoso testo semplice, quindi testo. Ok, ecco qua, questo è lo strumento testo. Qui vabbè, posso scrivere quello che voglio, ciao. O ciao in questo caso, e qui abbiamo la gestione. Notate qualcosa? Sì, hanno tolto, non so per quale ragione al mondo, la gestione della posizione del testo rispetto alla casella del testo. Sicuramente molti di voi mi diranno: vabbè, Claudio, aggiungi il testo ricco. Andiamolo a fare subito. Questo lo cancelliamo. Questo è il testo ricco. In cosa differisce? Che abbiamo la gestione qui sostanzialmente del testo. Vi faccio vedere, abbiamo la casella qui, ecco qua, non cambia assolutamente nulla. Posso sì gestire il tutto, ridimensionare questa casella in questo modo e fare così, però non posso più centrare il testo all'interno della casella di testo, né tantomeno dire a Shotcut allarga, adatta. Insomma, non si può più fare e questo è figlio dello sviluppo perché io sto utilizzando l'ultima versione, la 21.05.01. Addirittura sul sito danno la 18 e hanno tolto questa funzionalità che era presente nelle versioni precedenti. Anche KDE Live offre appunto una sorta di roadmap di quello che vanno a fare i vari interventi. Abbiamo corretto questo piuttosto che quello, e anche loro sono soliti ogni tanto eliminare funzionalità. Io veramente, esco pazzo, mi strapperei i capelli, ma già lasciamoli stare. E loro lo fanno. Flowblade l'ho scoperto da poco, anche loro
danno praticamente quello che vanno a inserire all'interno del programma, ovviamente le varie feature, i filtri, eccetera. Ancora non ho avuto modo di capire se levano di tanto in tanto funzionalità. La nemesi del canale, ovvero Olive Editor. Questo è l'esempio lampante di come non sviluppare un progetto, perché la 0.1 presentava il green screen, nella 0.2 ma buttiamolo, che sarà mai? Non serve, è una funzionalità in più. Di recente ho scoperto che hanno tolto anche la gestione dell'opacità. Del resto, ragazzi, a chi piace una clip magari in trasparenza con una scritta, un loghetto, o mettere anche un logo in trasparenza all'interno dei vostri video, ma che me ne dovete fare? Avanti, siate sinceri. Ma che vi serve? Leviamo anche la gestione della timeline, la possibilità di aggiungere clip, e risolviamo tutto. Ma a che serve? Facciamo il classico video editing dei noi altri. Prendiamo il file, lo catapottiamo, come si dice in palermitano, sulla piattaforma, su YouTube, eccetera, e poi vedete me che gioco con la gomma, così, nel frattempo mi distruggo qui l'asta del microfono, vari svarioni, errori, eccetera, perché il mio video editor preferito aveva la funzionalità di taglio, ma gli sviluppatori dicevano, no, ma nella 5 cornuto io se non vado a levare questa funzionalità. Io non riesco a capire il motivo, cioè mi ricorda un po' anche lo sviluppo di Windows ai tempi, con funzionalità che sapevano benissimo che andavano bene e le andavano a rimuovere così, dal nulla. Io non lo riesco a capire, infatti sto tremando per la nuova versione che è in arrivo di GIMP, perché se anche lì vanno a rovinare un software che è consolidato nel tempo, che anzi ha presentato migliorie come pochi software presenti sul mondo open, lì mi incazzo veramente, perché comunque tutto il buono che c'è in un software, no, il video non è sponsorizzato da Standler, se ve lo state chiedendo, tutto il buono che c'è all'interno di un software non puoi mandarlo alle ortiche, per dirla pulita, perché devi mantenere comunque un livello qualitativo del tuo software. Cioè io ho visto software crescere a dismisura, per esempio GIMP nelle prime versioni non si poteva guardare perché aveva l'interfaccia comunque suddivisa in finestre, che a molti comunque piaceva. Poi nel tempo hanno introdotto l'aggiornamento che ha portato la finestra singola, hanno migliorato la gestione dei filtri, ad oggi abbiamo per esempio i filtri che vediamo in tempo reale con l'anteprima, addirittura c'è la possibilità con una linea di vedere il filtro attivo e non, io gioco con la telecamera nel frattempo, questo è un sano sviluppo, e finora avevo detto Shotcut è uno dei pochi software video editor che presenta uno sviluppo che tutto il buono lo mantiene, anzi lo va a migliorare, perché lo strumento testo nello specifico era stato migliorato nel tempo e ora una bella regressione. Quindi è una sorta di upgrade involutivo del programma, ma questo lo viviamo anche con i cellulari, perché anche nei telefoni vi fanno l'aggiornamento, prima andava in un certo modo e poi ve lo distruggono. Vabbè, questo è per portare l'utente al cambio del dispositivo o dell'hardware, ci può stare a livello di marketing, anche se io non lo condivido, perché io preferisco che non venga più aggiornato il dispositivo e quindi materialmente resta con la versione 10 ma funzionante. Anche Shotcut, non portatemi un aggiornamento ogni due volte al mese, mi accontento di un aggiornamento fatto bene che non mi levi funzionalità, perché comunque per me aggiornamento è l'aggiornare magari qualcosa di già presente migliorandolo, non portandolo a una versione precedente, o addirittura nel caso di Olive Editor, la nemesi del canale, eliminiamo questo, questo e quest'altro, portando comunque l'utente poi a dire, ma io come faccio ad utilizzare questo software se mancano funzionalità base, perché oltretutto non è una funzionalità magari avanzata come può essere il green screen, che ci porta comunque a dire vabbè, ne posso fare a meno, e leggere anche nei vari forum, vabbè, vuoi il green screen, fallo con DaVinci Resolve e poi magari ti porti la clip su Olive Editor, a questo punto edito con DaVinci Resolve. Bene ragazzi, questo piccolo vlog dove mi lamento termina qui, fatemi sapere se anche voi siete d'accordo o no
con l'aggiornamento selvaggio dei software che va a portare a un'involuzione comunque sia il programma. Per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!